E un saluto da Darko e... Ecco! Ciao ragazzi, eccoci di nuovo su Sindrome. Certo. Ok, l'ultima volta non è andata tanto bene. Ci avevano un po' fatto le ciapette. Soprattutto quel robo che non ho ancora ben capito cos'era. Ci è andato di star fermi, ma non ha funzionato. No, infatti, il gioco inizia a essere un po' più difficile. Già, sto giro poi, forse da quello che ho capito, quello non si può neanche uccidere. Quindi no, dovremo stare attenti. Secondo me bisogna stare fermi, bloccati nello stesso punto. Ma io... vediamo subito se è davvero così. Infatti, 3 è anche abbassato. Ma andiamo a vedere, facciamo un bel carica, però vai. Ci vediamo dopo. Ok, allora, se non ricordo male, dovevamo distrarre quel coso là. Sì, no, no, non è vero. Cioè, dall'ultima puntata abbiamo scoperto che se taccovacci. Lui era buggato. Non so se anche sto giro non ci vede. Senti, sto giro, prova a lanciarla nel punto giusto. Tizio, io te la butto di là. E non ha funzionato. Forse è troppo lontano. Al massimo corriamo nel tubo. Che angoscia. Ah, avrà qualche problemino. Lì, no, 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 no. Vai nel tubo! Ok. Si è girato. Ah, hai visto? Ora si è girato. Va bene. Stai lì però, eh. Noi proseguiamo nel tubo. Diciamo che in questo gioco i tubi sono la salvezza. Nei tubi non potrà mai succederci nulla. Aspetta, c'è ancora da vedere tanto del gioco. Quindi non so, se metti che te lo inizia a seguire muovendosi in modo strano. No, ti prego, io voglio morire se succede. Addirittura. Non ce la posso fare a vedere una cosa così. A me mi fanno troppo senso quei mostri che strisciano accovacciati tipo The Ring. Mamma mia, quelle scene non le posso guardare. Sono rimasta troppo traumatizzata da The Grudge quando la tizia scende giù dalle scale lentamente. Mamma mia. Allora, qui eravamo arrivati, se non erro non c'erano, non c'era nessuno di qua. Era abbastanza. Ma cos'è? Ma quello è un salvataggio, ma perché? Io non me lo segna che c'è un salvataggio. Però di qua noi l'ultima volta non ci siamo andati, quindi non so se c'è qualcosa. Quello è morto cercando di salvare il gioco. Aspetta, io direi che salviamo, almeno siamo più vicini. Bene, bene. Oh, povero robot. Ma vediamo se posso c'è non qualcosa. Non penso che sarà quello del robot, la bambina. Magari troviamo la bambina. In verità è la bambina l'artefice. Il continuo è qua. È l'artefice di tutto quanto. Questo posto non l'avevamo visto, se non no, non eravamo andati diretti l'ultima volta. Ma sì, ma non c'era niente lo stesso, quindi tanto vale. Qui invece cosa c'è? Visto che mi si aprono porte così, diamo un'occhiata, no? Perché no? E quello? Sempre lo stesso. Una cabina. Oddio, mi sono incastrato. No, siamo fregati. Questo rumore? Occupato. Pronto? Pronto? Vabbè. Non c'è nessuno, va bene. Non ci vogliono rispondere, sono cattivi. Ok, qui non c'era niente, a parte che forse si sentiva un rumore strano. Persone impiccate. Bravo, ancora il rumore. In teoria quello dovrebbe essere quello che ci ha fatto l'ultima volta morire. Qui controlliamo i cadaveri, non c'hanno più niente. Quelli a meno di prima droppavano qualcosa. Beh, questo l'avevamo già letto. Boom. Quindi dovevamo andare. Invece di qua, cosa c'è di qua? Giardino. Ah, ma sono due giardini, quindi. Cioè, neanche di là mi sembra, no? Ah, non saprei. Sì, c'era scritto giardino anche qua. Eccolo qua. Allora sì, ce ne sono niente. Due. Quello serve per distrarre. Sì, beh. A modo loro, eh. Sì. Qui avevamo trovato la nostra prima pistola, avevamo scoperto che l'omino non ha. Adesso come ne è? È un po' strano. Ma secondo voi, se uno va in crociera, è un po' così le stanze? Beh. Perché sapete, ultimamente le persone mi parlano di crociera e mi piacerebbe andarci un giorno. Quello è un ma lì c'è qualcosa. Ma non ci posso andare. No. Ma è una fregatura, ma me lo segna sulla mappa? Sì, me lo segna, ma non ci si può andare. No. Che cattive persone. Poi sembra quasi ma che cavolo. Sembra quasi che in questo gioco i condotti li usano come dei passaggi normali. Proprio anche al di là di questo problema che sì, c'è stato. Vedi che bei quadri che fanno.
bellissimi, meravigliosi, esprimono tutto l'accaduto della situation. Allora io so, forse ho capito, che noi prima ci giriamo bene per trovare tutto, perché secondo me inizia ad arrivare quando raccogli quella tessera. Qui vabbè, il log lo leggiamo prima, che potrebbero essere utili da tenere, ma l'avevamo già letto, teniamo solo per bellezza. Qui c'è la classica pala che vola, che rimane in piedi da sola, come quelle persone che sui ruscelli mettono i sassi uno sopra l'altro in modo evidente che non è possibile, sì, fare delle cose del genere, però le attaccano e quando tu li vedi dici: oh mio Dio, che cosa innaturale. Esatto, ma io me la ricordo un po' diversa la stanza. Ma anche io, però, insomma. Non la ricordavo così ribaltato sto coso. È passata una settimana, quindi. Giochiamo a calcio. E quindi la tessera è in questa stanza? No, la tessera è nelle altre stanze. Secondo me, comunque, quando prendi quella tessera dovresti provare a stare completamente. Da quando lui ti dice stare fermo. Ma ho una paura che se prendo la tessera. E poi con lui girerà sempre. Tipo sblocchiamo quello là. Pace Bobes. Bube. Babies. No. Space Babies. Sembrava una U. Va bene. Va bene. Darko, questo. Basta guardare le altre tizie fisicate. Ok, guardiamo il bacino di qualcuno allora. Oh mio Dio. Che poi anche dentro hanno come delle robe meccaniche. No, penso che questi non sono quelli meccanici. Appunto, ma anche no, quelli lì, la chitarra. Quelli lì che si sono trasformati. Se vedi, tipo dalla bocca gli uscivano tutte delle cose elettriche. Dei tubi. Quasi come se cercassero di diventare dei robot. Ma mi sa che non è che sono qua. Cercavano di diventare. Sono diventati dei robot. Quindi venivano un incrocio tra dei robot e delle. Era qui, no? Sì, che adesso dovrebbe succedere quello che era successo. Ok, non ce l'avamo persi più di tanto. La tessera è lì, ma io ho visto che c'era qualcosa là sulla destra. Dai, passa roba strana. Ma non c'è niente per nascondersi già da prima. Allora, in questa stanza no. No, come quell'armadietto lì aperto? Ma no, non si entra. Ah, c'era un log che non abbiamo letto. Vadi. Devo ancora abituarmi ai nuovi androidi che girano per la nave, ma caspita se sono utili. C'era una perdita di radiazioni nella parte inferiore, ma a causa del troppo calore non potevamo avvicinarci. Non avevamo ancora chiesto aiuto che lui ha attraversato la porta puntando dritto verso la perdita. Ha risolto il problema in 5 minuti. E perché adesso non ci aiutano, visto che sono così efficienti? Perché si saranno ribellati a noi, probabilmente. Allora, io prendo la tessera, facciamo un programma, e mi nascondo qua dietro così. Così. E devi stare fermo. Io sono fermo, vediamo come va. Vado? Vai. Sì. Non fare rumore. What? Why? Però diceva di allontanarti. E dovevamo allontanarti dalla porta, beh, mi sembra. Prova a stare qua. Quindi io sono qua fermo. Penso che abbia funzionato. Ok, ma io dove vado adesso? Non devi fare rumore per un po'. He's blind. È cieco, ma può sentirti. Non avvicinarti, cerca di non fare. Ah, è cieco, quindi potevo starmene anche in piedi. How did you know he was coming? I saw him through the security camera. Non ce la racconta giusta questo. E allora è cieco, quindi quando lo si sente dobbiamo proprio bloccarci e non muoverci. Ah, ma questi qua sono medici. Non l'avevi capito? A me sembravano degli ufficiali. La prima volta adesso non li avevo guardati bene, ma vabbè. Dobbiamo andare. E dove vado però? Ah no, c'era scritto di andare al ponte 3. Dobbiamo raggiungere l'ascensore. Questo era il ponte 3. Io però c'ho paura di qualcosa che gira. Adesso ce l'avremo per tutto il gioco, qualcosa che gira. Piano. Dobbiamo stare attenti ai rumori. Allora, l'uscita era di là. Allora, noi abbiamo un vantaggio, lui è cieco. E lo sentiamo che arriva. Esatto.
Ma noi facciamo un rumore con questi perché sono gas. Allora, sii prudente. Qualsiasi rumore attira la sua attenzione. Ma dov'è? Allora, se mi ha detto così vuol dire che è qua vicino. Quindi noi ce ne andiamo più piano. Il fumo non... Dobbiamo riraggiungere l'ascensore senza farci sentire. Fermati. Sta arrivando. Dov'è? E poi se... È un po' brutto, eh. Sì, ma scusami, questo è cieco, ma riesce a camminare giusto? Se non, senza... Riesce a centrare le porte? Bene. No, sta tornando. È inquietantissimo. È inquietantissimo. Ma non possiamo muoverci. Vai via. C'è una faccia però. Che schifo. Scusa, come fai a stare cieco? E dove vado? Io devo andare di lì. Ha una faccia. Dove va? Come vado? Non poteva andarsene nel giardino come stava andando. Cucù. Dai, vai veloce. Forse se tu cammini piano mentre lui è girato, non ti... quando lui è lontano, tu cammini piano, non ti dovrebbe sentire, no? Vai veloce. Via veloce. No, se mi alzo sono nella merda. Però non mi ricordo bene dov'è l'ascensore. Qual è l'ascensore? Non lo so, vattene. Ma penso che sia il 7. Ah no, dovevamo prendere un condotto. Perché ti ricordi che era chiuso? Un condotto. Ho ritrovato il condotto, che bello! Oh mio Dio, ho perso 1000 anni di vita, ma va bene, va bene. In sta puntata avrò delle facce che non voglio neanche immaginare. C'ho un'ansia, un'angoscia. Sto gioco diventa sempre più angosciante. Mamma mia. Anche se è bellissimo, è fatto davvero bene. Sì, a parte qualche bug che ho riscontrato, è fatto davvero bene. Adesso... Sì, ma è troppo facile se sei cieco, tu stai fermo o cammini abbassato. No, perché non è facile se tu sai che c'è. Se non sai che c'è, senti. Devi... no, tu all'inizio non l'avevi sentito. E noi la prima... aspetta, adesso c'è ancora l'altro tizio qua però. Infatti. E stavolta... ok, adesso... vedi perché si è girato per così. Allora l'ascensore è là proprio davanti a noi, quindi noi dobbiamo... Beh, ma se corri... no, però lui viene in ascensore. Meno male che non sento il numero delle sedie. Questi qua sono solo... Amo, le bottiglie devi usarle per distrarlo. E non ce ne ho di bottiglie. Ma sono lì davanti a te. Ma queste qua non me le fa prendere. No. Fa prendere solo quelle che mi dava lampeggiano. Quindi mi sa che ci tocca davvero correre. Corri! Allora, cos'era il 3? Fanne uno a caso! Fanne uno a caso! Non muovere la sedia! Fanne uno a caso! Oh mio Dio, sono morta! Fanne uno a caso! No, perché poi ci ritrovavamo bloccati dentro l'ascensore con lui. Dentro l'ascensore con lui. E ce lo portavamo dietro. No! Ma dici che era fattibile però portarselo in giro per la mappa? Possibile. Però no. Non lo so nel caricamento che fine faccia. È vero, è il caricamento. Ma che volte ci voglio provare? Oh, abbiamo fatto un achievement. Va bene. Attiva gli scudi nella sala del generatore, ponte 3. Allora, sala del generatore. Questa è un'altra ala o non me la ricordo io? Allora, no, sala di ibernazione, da dove siamo partiti? Ah, la prima sala. Ah, già. E dov'è che è? Dobbiamo andare? Non ho letto. E attiva gli scudi nella sala del generatore scudi, ponte 3. Generatore scudi, generatore scudi. Non c'è una cosa che si chiama generatore scudi. Generatore scudi, sì, il 3. Allora, il 3 è in Culandia. Sì, per fortuna che c'è la mappa di tutto, perché... Destra, dritti. Dici che ci sarà qualche brutta cosa. Adesso vediamo. Ci conviene anche salvare, visto che passiamo di lì.
Vado verso il salvataggio. Ma lei va di collegiatria, che tanto non succederà niente. Ma di va male. Qui. Ma io non me la ricordo tanto bene sta zona, eh. No, neanche io, soprattutto neanche quelle righe. Ma infatti. No. Io non me la ricordo. Però questo sì, no, neanche no. Questo. Non so neanche. Infatti qua, come sempre, devono complicarci la vita. Ah, quello lì se l'è complicata di meno. Dobbiamo passare da perfetto, solo. Perfetto, perché così fai il salvataggio anche. Non penso, perché sì. Ma qui, bello. Remesh, e ti accendi adesso luce. Io sento uno strano rumore. Io sento dei passi. Non mi sembrano i passi però di quello là. Però il verso sì. Ci sono un po' di quelli. Un po'? Dobbiamo andare sulla destra. Mi sa che mi ha visto. Fuggi, fuggi! Ce n'è un altro! Oh, proviamo l'arma, fanciappola. Oddio, mi ha laggato! Non si può mirare. Andato! L'altro non ha sentito niente. Non è che droppa? Oh mio Dio. Sono sconvolta. Ah, ma abbiamo ancora 7 colpi, ma cos'è, infinita? Ah no, dovrò ricaricare e ne avrò. Non è che mi è rimasto un colpo solo. Senti, andiamo di corpo a corpo. C'è andato un'arma. Questi non erano difficili. Sì, è difficile quando non parano. Sì, ma io devo grande perderci. Darko! Sì, ma io devo perdere. Addio! È quello! Io devo perderci tutta sta vita per farne uno. Dai, vai, vai, guarda che mi siringo io. Ma muori, brutta merda! Non è equilibrata il combattimento, non sono equilibrati, non vale. Ma avevi ancora metà vita! No, tu forse hai visto quella sotto. Mi sa che ci tocca rifare un bel pezzo. Ok, ragazzi, qui è andata un po' male, quindi nel prossimo video riusciremo, dai, a uccidere quei tre robi là e andare nella sala degli scudi. Se avete dei consigli su come riuscire a combattere in questo gioco, perché è un po' complicato. Non sono equilibrati, perché io l'ho colpito un botto di volte e non va giù e lui mi toglie troppo. E dire di giocare di strategia è un po' un casino, visto che lui mi ha visto anche se ero abbassato a lontano. E non so come funziona la idea. O dovevamo aspettare che lui si girasse, però poi dovevi andare contro gli altri due. Per forza, e la strada è quella. O proviamo a usare un'altra tipologia di strada. Mega corsa. Sì, così poi ci troviamo tutti dentro la stanza. Nel prossimo video, dai che riusciamo ad andare nella sala degli scudi, vediamo cosa ci farà fare con quella tessera elettronica. Quindi, se questo video vi è piaciuto, potete iscrivervi, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. Potete trovarci anche sulla pagina Facebook, Instagram e Google+, che trovate sempre il link in descrizione. E che dire, da Darko Clou è tutto, ad un prossimo video!